Amici sportivi, bentornati nel canale. Sono ancora vivo, come mi vedete. Adesso c'è un riflesso che non mi piace. Cerco di mettermi, penso che qua mi vedete un po' meglio. Sono tornato, non è che sono mancato, è che non c'era niente da dire. Ci sono le Olimpiadi e sono nella saletta dove in teoria quest'anno dovrei solo presenziare per far vedere alcuni giocatori, quindi non più per lavorare come tecnico. Ed è una situazione un po' strana, non devi fare preparazione né niente. Il mio lavoro è di andare a vedere delle partite e vabbè, ne parleremo a modo. Infatti, devo cambiare anche casa, insomma, è una situazione che mi serve un po' di tempo. Però questo non vuol dire che i video che voglio fare siano fatti così tanto per fare. No, facciamo un punto della situazione, dobbiamo farlo. Prossima settimana esce il primo video su i pronostici della prima giornata, che sarà scritto pronostici, ma in realtà non c'è niente di pronostico perché non c'è niente da vedere, da capire. Faremo il punto di tutte le squadre parlando e ci facciamo un'idea, no? Questo è un po' il concetto. Però facciamo un riassunto indietro. Io ho fatto un video sul Milan ancora 2 mesi fa, che continua a stare a girare in circolazione, dove dicevo di Fonseca che tutti e invece guardate cosa sta succedendo. Che quello che ho fatto mi sta dando ragione. Il lavoro di Fonseca è veramente bene, però oggi non voglio parlare del Milan di Fonseca, che ho fatto un video e rimane là, quindi andate ad ascoltare, perché sebbene di un mese e mezzo, due ormai, è fresco di attualità, perché sta facendo proprio quello. Io non lo conosco, cioè lui non conosce me, ma io sono stato in un meeting dove c'era lui e quindi ho sempre apprezzato come lavorava. Guardate. Un allenatore che mi sta piacendo tantissimo come lavora sono due: Manoli del Torino, ho visto i suoi allenamenti. Tanta tanta roba, e poi voi non ci credete, io ero tanto curioso di vedere la preparazione di un allenatore che allena una squadra che quest'anno deve fare delle cose importanti perché c'è molte aspettative dopo un cambio di allenatore, e mi sto riferimento della Lazio. Eh sì, perché io mi sono chiesto lo scorso anno, Baroni, come ha potuto fare quel cambiamento tecnico di una squadra mentale? Stava facendo così bene nel girone di andata con una squadra che già l'anno precedente aveva fatto una fatica a salvarsi, ma aveva fatto bene con il mister ex Juventus. E quindi non era facile mantenere, perché gli avevano già venduto allora diversi giocatori. Ma avendogli venduto tutta la squadra, io volevo entrare nel capire come sta lavorando. Ragazzi, sta lavorando benissimo. La Lazio si allena dalle mie parti, del Cadore, delle montagne, quindi non ho avuto nessun problema di vedere i video di allenamenti, anche perché era così una rimpatriata, vedevo le case, tutto l'ambiente dove sono nato e cresciuto. Ragazzi, lavora benissimo. Ritmi intensi, grandi partite, giocatore di alta qualità. Io sono straconvinto che la Lazio farà bene, ma straconvinto, ma ragazzi, ma straconvinto, ma sapete cosa è straconvinto? Con la Lazio sarà veramente difficile batterla e dire boh, è finita. La Lazio sarà tipo il Verona lo scorso anno, ti mette lì con i due o tre attaccanti che ha, ragazzi, perché il giocatore che hanno preso dalla Salernitana è tanto forte, tanto. Poi mi piace l'attaccante che è rimasto, che lo scorso anno ha fatto solo un paio di gol, che adesso mi sfugge il nome, dovete aiutarmi voi. Però mi piace tantissimo come si muove, come si allena, l'intensità, la cazzimma. Centrocampo è bello tosto, mi piace. Chiaro che bisognerebbe che l'ex Juventus, ex Genova, iniziasse a essere un più Rovella, un po' più costante, perché dovrebbe far parte anche della nazionale. Si parla, e qua lo dico, però non è sicuro, di un prestito al Chelsea. E qua si parla, e non l'ha detto nessuno, non lo dicono neanche le grandi testate, ma lo so io in maniera leggermente inutile, di l'ex giocatore dell'Inter Primavera che è stato venduto nazionale Under 21, il nostro capitano, che è stato venduto al Chelsea ed è forte. Fate conto che ha un fisico, parlo di Casadei come Milinkovic-Savic, quello è un giocatore forte, ne sentiremo parlare, ragazzi. Se questo avverrebbe, farebbe una ciliegina sulla torta, perché comunque ha messo dei tasselli veramente importanti. Anche perché la Roma si è rinforzata tanto, si è rinforzata in maniera veramente assoluta. La Roma ha fatto dei bei acquisti mirati, con idee chiare, da squadra che può ambire dal quarto al sesto posto, un po' come quest'anno, ma con una filosofia di aumentare il minutaggio dei giovani, perché attenzione,
dei trequartisti non ci sono solo i due che sono stati acquistati con Dybala, ma c'è quello acquistato a gennaio dall'Empoli, fortissimo. Ragazzi, ce n'ha di giocatori, la Abraham è un giocatore in più, superfluo. Poi della primavera c'è una punta centrale molto forte, che adesso mi sfugge il nome, che secondo me, io sono straconvinto che De Rossi lo chiamerà in prima squadra. Altra squadra che mi sta piacendo come mentalità di costruzione non è il Napoli, assolutamente. Io il Napoli non lo vedo come una squadra così forte come tutti lo dicono, ve lo dico papale papale, perché comunque resta di fatto che comunque, secondo il mio punto di vista, il punto debole del Napoli non era la fase difensiva, perché mancavano i difensori, perché mancava chi, perché il centrocampo aveva fatto veramente pietà, ma veramente pietà, con gli stessi interpreti, perché la linea dei centrocampisti era la stessa ed è la stessa, è rimasta. Io non ho visto acquisti, anzi ho visto cessioni. Sì, l'acquisto arriva dal Frosinone, ho capito io di chi volete parlare, e quello Floriusz è forte e io sono il primo a dirlo, però ragazzi, secondo me la coppia di quei centrocampisti lì o si dà una svegliata e torna come doveva essere, perché io ho visto la partita in amichevole contro il Girona, il centrocampo manca. La fase difensiva con Buongiorno si è rinforzata tantissimo, e con l'altro giocatore che hanno preso non dico niente. Poi attenzione, tenete presente che Olivera, questo non vuol dire che il Napoli non lo metto così sicuro come tutti lo danno, cioè il lavoro di Conte è pesante, lui lo sa, ha dato tanto entusiasmo, però secondo me ci sono altre squadre. Un'altra squadra che, appunto, vi stavo dicendo che mi sta piacendo come è stata costruita, come è stata imbastita, io al primo posto metto il Milan in maniera più assoluta. Il Milan, io ho fatto un video, non sono milanista, ma Fonseca lavora bene, i giocatori, gli acquisti sono stati fatti tutti bene lo scorso anno, però mirati male, senza andare a prendere i giocatori. Se arriva nel centrocampista che deve arrivare, come sembra che sia, rinforzo, con Kalulu che rientra, è come se fosse un acquisto nuovo. Ragazzi, tanta roba il Milan, ve lo posso dire, è inutile girarsi, è inutile menarsela intorno, Fonseca o non Fonseca. Il Milan tanta roba, dall'Under 23 può pescare fior di giocatori che lo scorso anno sono venuti, compreso il giovane attaccante, quello deve giocare in prima squadra e allenarsi con il prima squadra, poi lo mandi con l'Under 23 ogni tanto a fare le ossa, ma deve restare là, io sono il primo e Fonseca lo sa questo. No, la squadra che mi sta piacendo tantissimo e quindi non voglio parlare è l'Atalanta, che ieri però nell'amichevole col Parma, disastro totale, Scamacca 6 mesi rotto, però io lo so perché stanno facendo una preparazione mai fatta prima. Io l'Atalanta di Gasperini l'ho seguita in questi anni qua a sprazzi, ho avuto dei video che potevo guardare, ma l'intensità che stanno facendo quest'anno, ragazzi, si stanno allenando non per l'intensità, per il modo di giocare di Gasperini, per essere costanti tutto l'anno, come dovrebbe fare una prima squadra, con non 11 giocatori forti e poi le riserve, no, con tutti, a 2 rose e mezzo, Atalanta darà filo della storia, e non fatevi ingannare, perché il Parma è forte, il Parma di Pecche è forte, tanto forte, è una squadra che farà tipo Genova, e Genova farà fatica a salvarsi se non prende un rinforzo, è forte, però se Strootman va via, ragazzi, quel buco in mezzo al campo lo devi coprire, perché io quella storia lì di Gudmundsson non mi è chiara, perché in Italia si fa finta, ma qua in Inghilterra io posso dire per certo che tutti danno per scontato Gudmundsson, perché il reato che ha commesso è pesante, molto pesante, e se pensiamo che a Genova un giocatore forte ha perso per un discorso di pedofilia, non ricordo bene di cosa era stato commesso, è stato svincolato, la storia di Gudmundsson deve essere venduto il prima possibile per comprare un giocatore che rinforzi la rosa, perché Genova così com'è ha un grande allenatore, Giardino lavora molto bene, mi è piaciuto come lavora, però un conto fare un anno sull'entusiasmo della promozione, è fatto bene, non so se riesce a essere regolare. Ripeto, a me Genova come squadra nel complesso mi piace, Retegui mi piace da Dio, al di là di come ha fatto con la nazionale, e quindi se Retegui resta e Gudmundsson resta, e dopo comunque andrà perso per la storia a gennaio o febbraio, ci vuole un rinforzo in quella zona del campo. C'ha altri giocatori, però Strootman era veramente un perno veramente importante, e il portiere anche, no? E l'altra squadra che volevo dire era il Como, è inutile girarsi intorno, ovvero Varela. Ragazzi, ha preso giocatori, vabbè, lasciamo stare Bellotti e altri giocatori, ma ha preso una serie di giocatori importanti. Ragazzi, Como, a me, cioè veramente, tra Como e Atalanta io non saprei, cioè quando le squadre vanno a giocare in questi due stadi qua, cioè veramente, dobbiamo fare i pronostici, cioè mettersi le mani sui capelli, cioè
io do per vincente entrambi quando giocano in casa, pensate un po'. Cioè, sull'Atalanta allora ci siamo un po' abituati, sul Como faremo fatica a abituarci, ma se tu che fai le scommesse non ti abitui subito, perdi tante quelle scommesse. Come una gran bella squadra, ragazzi. Wow, wow, con un attore che non è un vero attore. Fate conto che il mister del Como lavora un po' come ha lavorato, vi ricordate l'Inter quando aveva vinto il campionato? L'anno successivo aveva iniziato con Benitez e le cose non stavano andando bene perché c'era, e hanno messo dentro l'ex giocatore del Milan che ha fatto solo quell'anno da allenatore praticamente, ha fatto un po' da coordinatore tutto, ed era lui comunque, e l'Inter ha vinto la Coppa Italia, è arrivata seconda in campionato, e, insomma aveva fatto bene, aveva vinto la Coppa Intercontinentale, quello con Benitez, e il Como mi dà l'aria di una squadra di questo tipo qua, Quindi l'assurdo, quello che voglio dire io è che, adesso andiamo a parlare di Juve, lo so che mi state aspettando il varco della Juve, lo so, ci sono, però ci sono, ci sarebbe anche Lecce, l'Empoli, Cagliari sta facendo una bella squadretta, non so l'Empoli che acquisti che ha fatto, mi sembra che Colombo sia andato là ma non sono sicuro, mi auguro, perché l'Empoli comunque a livello giovanile a me piace tantissimo, poi ha fatto una salvezza incredibile, il Venezia, che io adoro perché sono da quelle zone là, è stato dato mano a Di Francesco, altra opportunità, se sbaglia stavolta però deve, perché la squadra è pronta, non è arrivata per caso in Serie A, ma non ha fatto un grandissimo lavoro, il Torino io non so cosa aspettano a rinforzarli, andate a vedere veramente come si incazza il mister del Torino, è una roba incredibile, a me piace tantissimo, l'ho detto anche lo scorso anno, è una roba da allenatore parlo, è chiaro che voi se andate a vedere il video sentite uno che urla ma non capite di cosa, l'intensità, il modo dai vai, non mi frega niente che tu hai milioni, miliardi in Serie A, devi fare quello che dico io, boom, messo là, e quelli sono allenatori che mi piacciono a me, io sembro tranquillo e alto, ma quando sono là, quando allenavo anche gli allievi nazionali, non ti guarda in faccia nessuno, anche se sei andato a giocare in prima squadra, perché ce ne sono alcuni che sono andati e vengono lì con quel modo, no, tu devi darci dentro, boom, ma ti rompo e ti mandano a cagare, sono così anche quando lavoro, boom, questo è Conte, attenzione, questo è Conte, proprio boom, Gattuso, Conte, tutti questi allenatori sono fatti così, però sono fatti così, vanno bene per un periodo di tempo, io infatti ogni anno cambio squadra, per quello facevo gli allenamenti nazionali, perché ogni anno arrivano nuovi, non puoi durare 2-3 anni, se devi fare una squadra a lunga progettazione, allora forse è che è il migliore, Sarri è abbastanza meglio perché anche lui lavora, sì, però ti martella in alcune cose, però non ti martella costantemente nella mente, martella a livello tattico che è diverso, no? A livello fisico ci sono allenatori invece che ti martellano tantissimo, e appunto non so se le squadre che stanno martellando, e qui voglio arrivare a Thiago Motta e concludo il video, prima di parlare di Thiago Motta apro una parentesi, ieri ho visto una bellissima finale dei 100 metri, se qualcuno prova a dire che Jacobs ha corso e ha fallito perché è arrivato quinto con lo stesso tempo, con 2-3 centesimi in più di quando ha vinto a Tokyo, ha dato tutto quello che doveva dare, è stato praticamente, ed è colpa sua, perché è partito la corsia numero 1, là è stata colpa sua, se stava in mezzo, secondo me, non dico che avrebbe vinto, ma sarebbe arrivato secondo, perché nella scia degli altri poteva vedere, no? Però per arrivare quinto con quel tempo là, bellissima la gara a 100 metri, bellissima, una roba che neanche la Coppa Campioni a volte può darti questa emozione, 20 minuti di minutaggio, stadio, una roba, mi ha fatto venire brividi ragazzi, io l'atletica la seguo in maniera, anche perché secondo me calcio e atletica ormai vanno pari passo. Parliamo di Juve e concludiamo il video. Allora, partendo dal presupposto che il Napoli non lo metto come vincente del campionato, ma sicuramente se riesce a calibrare a centrocampo e fare un acquisto importante, perché il Napoli penso che l'acquisto importante lo deve fare vendendo Osimhen, che poi se voi mi volete dire che prendendo Lukaku si rinforza,
Io Osimhen tutta la vita, non esiste, cioè non c'è paragone con nessun'altra punta. Osimhen io l'ho visto dal vivo, ragazzi, è una roba impressionante. Osimhen tutta la vita, non esistono altri attaccanti. Cioè il Napoli con Lukaku non vince un campionato, deve avere almeno 2-3 punte che fanno 12-13 gol, ve lo dico io. Scordatevi quel Lukaku dell'Inter, perché devi avere un Lautaro per fare bene con Lukaku e nessuno ne parla bene di questo. Infatti l'Inter comunque resta la super favorita e vi chiedo scusa ai tifosi interisti che non vi ho parlato, ma cosa volete che parli? Con Taremi che sì, si è infortunato, una roba blanda, ma insomma gli passerà, con tutti i giocatori che ha preso anche il ragazzo dal Betis che è forte, dai, di che stiamo parlando? Di una squadra che vincerà il campionato, se non lo vince arriverà a combatterselo fino all'ultima giornata, cioè è una squadrone, quindi non voglio parlare tanto dell'Inter che più o meno la rosa è rimasta la stessa e abbiamo fatto già dei video, ok? Chiaro il concetto? Quindi quando dico che secondo me non è la favorita del Napoli, non la vedo favorita con i giocatori attuali, no? Se resta Osimhen e riescono in qualche maniera a tenerlo lì perché non lo fanno vendita, gli manca un buco in mezzo al campo, però comunque rimane forte davanti, fortissima davanti, super forte davanti, e quindi potrebbe compensare questo problema qua. Se però vendi Osimhen, ti rinforzi il centrocampo, diventi fortissima, però non hai la garanzia che davanti hai un giocatore come Osimhen. Questo è un po' il concetto, no? È una bella incompiuta, però è bella da vedersi, perché con Mister Conte è garantito che fai bene. Torniamo alla Juventus. Thiago Motta sta lavorando tantissimo. Sta lavorando tantissimo, anche Inzaghi sta lavorando tanto. Infatti si è visto, nei primi due amichevoli li ha lasciati liberi, erano tutti pimpanti. Hanno iniziato a fare carichi con il Pisa, erano tutti imballati. Boh. Quelli della Juve hanno iniziato a caricare subito al primo giorno. Alla prima amichevole che io ho visto erano tutti imballati. Imballati in maniera... Infatti hanno perso con una squadra di seconda divisione in Germania. Imballati proprio... Quindi per piacere non iniziamo a fare questi raffronti con le amichevole che non c'entrano niente. L'amichevole invece che poteva contare era quella del Girona, perché il Girona... con il Napoli ero molto curioso di vedere, perché Conte, a differenza di come ha lavorato l'Inter, la Juventus non sta caricando tantissimo, detto che dovevamo faticare là, non li sta mica facendo così faticare tanto, anche perché ha mezza squadra lì che si allena ma non può utilizzarli, sta facendo tanti uno contro uno, due contro due sono importanti, quindi vedo un Napoli che potrebbe fare molto bene. Alla Spalletti, Spalletti è uno che lavora tantissimo, lavora tanto su 1-2, infatti Spalletti, lo ripeto ormai fino alla nausea, ha avuto la grande fortuna, il Napoli ha avuto la fortuna, che hanno vinto un campionato più, che non era mai successo, il più anomalo di tutti, cioè come campionato argentino, 3 mesi all'andata, 1 mese e mezzo fermi e altri 3 mesi, quindi lui ha fatto una preparazione blanda lì e blanda anche dopo, infatti era partito benissimo e con una leggera flessione nel finale del girone di andata, malissimo all'inizio perché con un campo invernale, una preparazione lenta, blanda fatta, i giocatori non riuscivano ad avere ritmo, per dopo comunque recuperare e vincere le partite che dovevano vincere e mantenere il gap di 20 punti sulle altre, ok? Questo era un po' il concetto. Ora parliamo di Juve. Thiago Motta sta lavorando come? Sta lavorando principalmente con i due centrocampisti che devono fare un movimento così, bam bam bam, avanti indietro, per fare questo devi avere tanto devi sopportare l'acido lattico, perché comunque devi costruire il gioco, devi spezzare il gioco, devi fare la fase difensiva, quindi lasciamo stare i vari Locatelli, non possono fare questo lavoro, non ce l'hanno nelle corde, il Rabiot ce l'avrebbe ma non ce l'hanno più, quindi devono trovare un giocatore che può sostituire Rabiot. Il brasiliano che hanno preso è molto forte, ha tanta resistenza, però è appena rientrato, non so se dopo i carichi lavori sia già pronto dalla prima giornata. Comunque è un giocatore, però te ne serve un altro a fiaccare questo. Miretti è uno che con i carichi lavoro che sta facendo il mister si spacca sempre. Si spacca sempre perché si spaccava sempre con il mister Allegri, che non è che faceva chissà che robe, però comunque faceva le ripetute e quelle a lunga distanza che fa morire. Con Thiago Motta lavori. Thiago Motta poi lavora tanto nella fase preparativa, poi ti lascia libero. Infatti lui parte un po' in sordina per dopo, vum, ok? Però la Juve è una incompiuta. È incompiuta davanti, perché Vlahovic ha fatto un brutto europeo, non è in un buon momento, anche se ha fatto 16 gol, ma lo scorso anno ha fatto tanti gol concentrati in determinato momento e tante pause. Io vorrei più un giocatore regolare nei gol, no? E soprattutto che faccia da collante con la squadra, cosa che
mi ha stupito il fatto di voler vendere Milik, che è l'unico giocatore che in questo momento potrebbe farlo, no? Se Milik non ha infortuni, io lo dico qua e qua rimane, se Vlahovic non fa da collante può fare anche 300 gol, c'è il rischio che il mister butti dentro Milik titolare, cosa che voleva fare Allegri più di una volta. Io non sono un grande stimatore di Vlahovic, lo reputo un giocatore normale, forte, perché io l'ho seguito ancora quando ero alla Fiorentina con le giovanili e mi domandavo perché le grandi non ci avevano messo il naso, e perché tra i professionisti Piccoli era più forte di lui, a pari età di età Piccoli era più forte di lui. A proposito, Piccoli è un forzo del Cagliari, dell'Atalanta, faceva di più, poi giocava con l'Atalanta, anche se la Fiorentina generalmente è molto forte. Cioè, voglio dire, Vlahovic è un giocatore che ha la mentalità serba ma non ha i coglioni di un serbo. Non so come spiegarvelo. I serbi hanno una cazzima incredibile, lui a volte veramente ti dà la sensazione, cioè, se io paragono quanto è stato costato per quello che deve dare, dovrebbe continuare a aumentare i gol, ma soprattutto, anche se dovesse farne 15, più che sufficiente, ma dovrebbe farne 15 modello Morata. Farà collante, costruire la squadra, qualità, e lui ce l'ha. E chi mi viene a dire che non ha la qualità? Lui ha una grande qualità sulle azioni veloci, in velocità, quindi di costruzione di una palla, di un passaggio 1-2, ti fa quei gol come ha fatto con la Lazio, mi ricordo, palla arriva di controbalzo, te la butta dentro, è istintivo in una maniera impressionante, lì è forte. Ma se deve aspettare lui che costruisce l'azione, che deve aspettare gli altri che fanno un contromovimento, no, no, no. Quindi Vlahovic, io sono straconvinto che se tu lo metti leggermente non fa la prima punta, gli fai fare la seconda punta con Lautaro, sarebbe perfetto. Allora torniamo al discorso di Lukaku. Lukaku perché ha fatto bene? Perché c'era Lautaro. Lautaro fa benissimo quel lavoro. Chi non può essere innamorato di un giocatore come Lautaro, che fa benissimo quel lavoro là? Tutti chi lavora con Lautaro fanno una strage di gol dopo. Questo che voglio far capire, no? Allora, mi sono allungato un po' troppo nel video. Io spero che stiate passando una bella estate. Noi ci vedremo nel prossimo video, che verrà a breve, dove faremo un po' il punto della situazione. Il video è andato un po' per le lunghe, ma è anche vero che non ci siamo sentiti per un po', quindi concettualmente potete lasciare dei commenti, però spero di poterli leggere e commentare con voi. Però quello che mi interessava a me era fare un po' un riassunto di quello che viene. Se devo fare un organigramma di chi vincerà il campionato, è praticamente impossibile. Devo restare sempre tra le favorite, che resta il numero uno, la squadra secondo me più forte di tutti, che è l'Inter. A scalare dopo, io metto allo stesso livello in questo momento, e qua lo dico, qua mi prendo la responsabilità, metto Atalanta, Juve allo stesso identico maniera, poi sotto metto Napoli, poi sotto metto Lazio e dopo la Roma, perché la Roma ha fatto dei bei acquisti, voglio vedere come li connette col resto della squadra, mentre la Lazio è una squadra di meno nomi altisonanti ma più completa, e quindi bisogna vedere come. Poi l'ultima squadra che non ho nominato, a parte Lecce, che non so che acquisti hanno fatto, devo dire la verità, devo essere onesti con voi, è il Bologna. Però anche lì non so cosa hanno preso, non hanno preso, la voglio vedere. Quindi quando faremo la prima del campionato cercherò di informarmi in più di queste squadre qua e ne parleremo, perché comunque, voglio dire, il campionato è bello dalla prima all'ultima squadra. E questo va detto. E questo va puntualizzato. Detto ciò, chiudiamo il video, vi saluto, vi ringrazio di avermi seguiti e da Londra vi saluto, al prossimo video.